Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Il titolo di oggi può essere anche ovvio, si è visto, sia adesso su studi approfonditi con delle coorti importanti di pazienti, quindi una revisione di tutta la letteratura, una revisione sistematica della letteratura, ha evidenziato come la carenza, la mancanza di sonno si interfaccia con un calo del testosterone e problemi di disfunzione erettile. Ma sono quelle cose che uno può dire, beh, è ovvio, non ci serviva un articolo che ce ne parlasse Militello. Però ecco, quello che risalta in quest'ultimo articolo pubblicato su PubMed è il numero importante di pazienti che sono stati sottoposti allo studio. Effettivamente spesso sono pazienti obesi, pazienti affetti anche da problemi respiratori di dispnea notturna e questo porta a un'alterazione importante del sonno, ma l'alterazione del sonno può esserci anche per un eccesso, ad esempio, di cortisolo nel corpo. Le persone di noi in stress psichico, con un blocco ortosimpatico, un eccesso di catecolamine e di cortisolo notturno alto possono avere disturbi del sonno e questo si ripercuote anche a livello ormonale con una desincronizzazione del nostro orologio biologico e una ridotta produzione, ad esempio, di testosterone, un aumento degli ormoni da stress, il cortisolo, la prolattina, che hanno un'azione soppressiva sull'asse. Quindi anche già direttamente l'ipercortisolismo può associarsi a una ridotta produzione di testosterone che si ripercuote nell'uomo, ma anche nella donna, con un abbassamento della libido, una minore, chiamiamola così, benevola aggressività sessuale e nell'uomo chiaramente una riduzione della capacità erettile. Quindi questo studio confermava delle condizioni già conosciute, ci possono essere poi anche ripercussioni di tipo vascolare, un minor rilascio di ossido nitrico, ma io punterei più che altro l'attenzione proprio su quel disequilibrio, su quella disincronizzazione ormonale che avviene per un eccesso di ormoni da stress. Il sonno è importante, poi durante il sonno chiaramente ci sono numerose funzioni, non sono un neurobiologo, non sono un neurofisiologo, per cui chiaramente non approfondisco argomenti di cui non ho le competenze, posso leggere forse qualcosa per imparare qualcosa. Durante il sonno noi abbiamo comunque anche un rilascio dell'ormone della crescita, che ha numerose funzioni anche modulatorie, non solo a livello cerebrale, ma anche a livello sistemico per i nostri tessuti e per regolare il metabolismo. Abbiamo un rilascio nelle prime ore del mattino del testosterone all'alba che ci sveglia, ci rende più aggressivi e faceva sì che l'uomo primitivo andasse a caccia con le sue energie. Quindi vediamo che se andiamo a alterare la qualità e la quantità del sonno, sicuramente avremo delle ripercussioni ormonali che si poi manifestano nell'uomo spesso con calo del desiderio e disfunzione erettile. Potrebbe essere quindi già una prima cura. Il paziente che riferisce problemi di questo tipo, interroghiamolo. Magari il suo sonno è alterato o fa dei turni lavorativi che destabilizzano la regolarità. È importante perché chiaramente non si può cambiare lavoro, ma si può aiutare ad esempio anche con approcci nutraceutici, per fare un nome così, l'ashwagandha, no? Un tonico adattogeno che però ha un'azione di modulazione del rilascio di cortisolo e potrebbe favorire il sonno. Non vi nomino la famosa melatonina che, utilizzata con dosaggi appropriati, può sicuramente aiutare il nostro sistema a rallentare, a ridurre la produzione di cortisolo e favorisce l'addormentamento. Tutte queste secrezioni ormonali sono chiaramente spesso decise dall'esposizione alla luce che poi attraverso le vie neurologiche dal chiasma ottico fa sì che dialogando con l'ipotalamo e chiaramente con l'ipofisi il sistema rilascia ormoni per svegliarci o per addormentarci. Ecco anche perché, cosa risaputa, l'esposizione a luci blu prima dell'addormentamento va a destabilizzare questo sistema di controllo perché noi diamo un input visivo come se ci fosse l'alba. La luce blu rappresenta l'alba per il nostro corpo, è una reazione atavica per cui noi riproduciamo gli ormoni del risveglio mentre invece ci stiamo addormentando. La luce rossa che simula il tramonto potrebbe invece favorire l'addormentamento. Questi però non sono argomenti di mia competenza, io devo solamente fare l'andrologo, per cui come da titolo alterazioni del sonno possono nell'uomo causare problemi della libido e disfunzioni erettili. È ormai conclamato questo studio che ha interessato migliaia di articoli e ne dà conferma definitiva. Con questo vi saluto, non so se farò un altro video prima di Natale, quindi vi auguro buone festività e ci vediamo nelle prossime occasioni. Buone feste a tutti!